Venerdì 19 settembre, in tarda mattinata, a seguito del maltempo si è scatenato su Firenze in particolare, una tromba d'aria ha investito in pieno l'orto botanico di Firenze, il Giardino dei Semplici del 1545. È entrata proprio da Piazza San Marco, ha trovato sfogo nel giardino e ha compiuto una devastazione totale. Circa il 90% del patrimonio arboreo è stato o abbattuto o seriamente danneggiato. Le collezioni che erano ancora tutte all'aperto prima del ricovero invernale sono state sommerse dagli alberi stessi, dai rami, dalle ramaglie e molte collezioni hanno avuto anche delle perdite notevoli. In più c'è stato un notevole danno anche alle infrastrutture. Le grandi serre, sia le serre tropicali calde che quelle fredde, hanno avuto ingenti danni nella copertura in vetro. Molti vetri sono stati spaccati dai rami, altri sono implosi e sono caduti al terreno. Il tetto dello stenzio dell'aula didattica, appena rifatta, è stato sfondato da un cipresso enorme e anche il tetto del Dipartimento di Ecologia Vegetale è stato sfondato dai rami. È l'evento più grave, più catastrofico che sia mai successo a memoria storica nei 470 anni dell'Orto Botanico di Firenze. Qui ci sono alberi che hanno un'età di 200-300 anni, vuol dire che in quei 200-300 anni questo tipo di evento non si era mai verificato. A memoria storica non ci sono eventi di questo tipo. Difficilmente potrà l'orto tornare ad essere quello che era. Ora abbiamo delle priorità, chiaramente la messa in sicurezza, soprattutto il ripristino delle serre storiche per il ricovero delle collezioni molto importanti. Stiamo procedendo a una valutazione dei danni e ogni ora che passa capiamo che il danno è veramente molto forte. Si tratta appunto di operare per la messa in sicurezza e poi sviluppare un piano per la rapida ripresa di questo che è un patrimonio storico importantissimo per la città, ma direi anche a livello più generale, perché si tratta di uno degli orti botanici più antichi e più famosi del mondo.